Dov'è la Batcaverna? Quando fai la cosa più epica della storia ma non sta guardando nessuno. Mi cadi addosso! La coca è finita. Fanno una sega ai locali ad Amsterdam. Se non fai il bravo ti mangiamo. Volevo solo che il vero colpevole venisse smascherato. È stato Sancho. Non fermi. Stavolta si parte da qua. Però ragazzi, questo è mi e bentornati in questo nuovissimo video vlog. Tanto ne faccio pochi di vlog, quindi questo è uno degli ennesimi, ma uno dei pochi del 2017 perché è iniziato ora. Siamo già qui a Modena. Sto andando a prendere da mangiare perché siamo appena arrivati e non abbiamo ancora neanche fatto colazione. Prenderò questo qua e un tè alla pesca. Chi l'ha vinto alla fine questo driver d'oro? È stata una farsa. Ci siamo dimenticati di dare. È stata una buffonata. Perché è molto importante. È una medaglia per noi. Magari ex aequo io il Teron Antonello il Teron. Come mi spiegate che cazzo ci fa un pipistrello in fiera? Non è un pipistrello, è il mio cane. Un pipistrello col giubbotto lì. Dov'è la Batcaverna? È di là. Lo devi vendere il cane. Farsi firmare le maglie è sopravvalutato. Firmiamo i cani da oggi. Portate i cani in fiera a farli firmare. Povero cane. Che destino arduo. Ma è vero o è finto? Dai, non ti fa niente. Mi guarda però. Come fa a guardarmi da dietro? La testa. Ma la cosa bella è che con la testa va. Che figata. Come si chiama? È la fiera degli animali. Shira? La copro in testa, la portavo in giro, funziona la steadicam. Raga, l'ho visto, funziona. Non ho mai visto un uccello così poderoso. Non l'hai visto tutto, Barbie? È la civetta di Harry Potter. Cosa mangia quello? Uomini. Topi. Quello mangia Zaco. Ecco perché hai portato Zaco, per farglielo mangiare. Esatto, lui lo vuole mangiare. No, è lui che mangia Zaco. Se vede quel cane lo porta via. Ha ammazzato un cerbiatto l'altro giorno. Ma guardalo, stai imbruttendo il cane. Guardalo, ha satanato. Gli occhi, se manda le bimbe in bimbe. Qua finisce male. Zaco ti mangia, ha ucciso un cerbiatto quel coso l'altro giorno. Wilson, vuoi fare una foto con il gabbiano? Ma è un gabbiano, non fa niente. Sa che non vuole. Dai Wilson. Niente foto. È giunto il momento, raga. Raga. Siamo usciti. Io vorrei sapere chi è che ha fatto la spesa, che c'è solo birra, patatine e birra e acqua frizzante. Ma chi è che ha fatto la spesa? Quelli di Agappa, birra. C'è solo la birra. E la coca è finita. È arrivato il cibo oggi per me, zuppa di legumi, tipo quelle che davano a scuola. Però c'è un problema, non ho il cucchiaio, come cazzo faccio senza cucchiaio? Ma bevi come un bicchiere. Con un bicchiere? Ma è una zuppa. Non si può bere col bicchiere. Ok, la bevo col bicchiere, va bene. Ragazzi, ho fatto la cosa più epica della storia. Ho lanciato questa dall'altra parte della stanza, è caduta dritta. Io ti credo. Lo giuro, c'eravate anche voi. Dai, vai. Ci riproviamo. Voglio capire che è lontano. Cade, cade, cade. Oh! Oddio! Andiamo! Non ci credo! Non ci posso credere! Guarda Dario, è impassibile tutto questo, Dario, è impassibile, guarda! Quando fai la cosa più epica della storia ma non sta guardando nessuno. I bagni privati di Tom's Hardware. Femmine e maschi. Femmine più Sasha, non sa perché. Sto picchiando, sto picchiando! Madrina! Vai, vai, tira, tira! Oh, oh, non è come sembra. Che schifo! Ma lavati col limone, barbone! La prima giornata è terminata. Avete fatto un sacco di regali belli. Li abbiamo divisi, ognuno ha preso i suoi. Ora li lasciamo qua. E domani che c'è il secondo giorno li portiamo via col furgone. Ora si va in hotel e poi si va a mangiare. Nessuno monta qua. Ciao! If we go down, we go down together. Siamo arrivati al fusion, fusion. Oh, oh, ho il cappello al contrario. Non hai paura a portarla qua? Non lo aspettano. Non te lo mangiano? Ah già, non è mica pesce questo. Bene, ci siamo seduti, per adesso siamo solo noi. Secondo me dovrebbero prenderci la nostra squadra come collaudatori di ristoranti. Se sopravvivono al nostro passaggio, vuol dire che è andata alla grande, che sono bravi. Altrimenti, no, bugiato. Semplicemente. Dove sono la palla? Perché c'è la luce di merda. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì.
Buona? Ma scusate, veniamo a Modena e andiamo a mangiare il sushi? Cioè, potevamo portare con noi uno di Modena che ci portasse a mangiare qualcosa di... Ma bisogna fare la tigelle qua. Ma che cazzo, capisci? Ma che cazzo ci porta il sushi? Siete stati voi a venire qua. Ma sei scemo? Vuoi mangiare con lei? Papà, digli qualcosa. La sai, 35 persone. Oh, le birre di qua. No, raga. Di là, guarda lì sopra. Cavallo. Cavallo. Sono un cecchino, raga. Fanno una sega ai locali ad Amsterdam. Sacco ha cagato in terra nel locale. Raga, si sta decomponendo. Dov'è? Non sento niente io. Apri. Che schifo. È piccolo ma puzza, eh. Finalmente che bevi perché ti cavallano, stronzo. Beccatelo, sai. Pensavi che non ci vedessi, eh. Tutta giù alla goccia. Raga, non fatelo a casa. Però lui deve farlo. La prima pagina. Roberto, non ti intromettere. Queste sono cose uomini. Olè. Andato. Sto posto fa cagare. Puoi ordinare solo un pezzo di uramaki speciali. È arrivato un po' di cibo. Non tanto, non buono. Buon appetito. Sta arrivando un po' di cibo, ma io disapprovo. Non mi sta piacendo un cazzo. Il sashimi è sempre buono. Hai paura di essere mangiato, eh? Se non fai il bravo ti mangiamo. Mangiamo pure te, eh? E dai, Gabbo. Giù. Raga, è una tartare, eh. Tascito poi, eh? Tascito. Io ho preso la tempura che dicono sia buona. Dai, tu dormi meglio di Alitalia. È asceto puro. Sushi e Lamborghini. Come me. Vai, Sasha. Aia. Aia. Sasha. Aia. Fratello stupido. Sasha. Tiralo. Che cazzo vuoi, Ste? Sasha. Sasha ha colpito Axel con un uovo di pesce in testa, dopo l'ammazza. Chi non alza le mani è Barbara D'Urso. Raga, il compleanno di Erika, chi non urla è Barbara D'Urso. Auguri! Auguri! Oh raga, settimana scorsa è il compleanno di Sbucci. Sono tirato una testata. Si è aperta la luce, si è spazzata una. Ma grazie. Però ne devo due io. Ah, è il sashimi sake. No, due spicy salmon. Qua. La mortacci tua. Ma io ho le tue schiappette, gli ha dato una graniata. Ma non sono stato manco io. No, è stato lui. Secondo te chi è stato? Non so. È incolpato Tudor. Io. Ma è schifo. Infame. Vabbè, però almeno non hai incolpato uno dei. No, mi sa che mi sono addormentato. Quando è che hai ordinato il dolce tu? Voglio un po'. Perché lo mangio? Non ho le posate. È buono? È buono. Qui l'ho lanciato io. Quando fai queste cose con sta macchinetta fotografica. Che c'è? Volevo solo riprendere quello che era successo. Stavo documentando, io sono un fotoreporter. Aiuto! Volevo solo che il vero colpevole venisse smascherato. È stato Sasha. Sono Stephanie. Ho il video di lui che te la tira addosso. Come la mettiamo? Vai, facci vedere il video, vogliamo le prove. Non si può rivedere qua. C'è la Sbucci. Scommetto che Sbucci negherà. Quando mi ha tirato la testata, non ho detto nulla, non l'ho detto. Me l'ha sorpresa per difenderti. Ah, però poi gli hai fatto l'info. Però dillo che sei stato tu. Però poi gli sei stato tu. Lo sai, hai visto? Hai visto? E dai la sta capocciata. Col colpire solo tu però. Non gliela do, finché mi rifletti non gliela do. Va bene. Tranquillo, gliela do domani in fiera. Va bene. A tradimento, in mezzo alla gente, vado dietro. Pam. Mentre stai firmando, pam. Ti lascia lì. E anche stasera paga Roberto. Dai, A noi va bene. Siamo arrivati in hotel. Abbiamo fatto il check-in. Ci hanno dato la camera. Cos'è sta roba qua? Una casa? Questo è un televisore. Come una casa? Ma che caspita. Questa è camera vostra? Andiamo a scoprire la camera nostra. Dovrebbe essere qua in teoria. Tutto buio, fa paura. Chi sono quegli individui laggiù in fondo? Perché c'è una cucina? Non se lo so. Oh mio Dio, ma è fighissimo. Suri, quando siamo arrivati. Che schifo questo hotel. È bellissimo. Gigante. Epico. Ognuno c'ha il suo letto. Che figata. Abbiamo due letti noi matrimoniali. Perché c'è il divano letto. Batte le mani, non so come cazzo funziona. Cos'è sto robo? La smetti. Ti ammazzo. Che cazzo è la luce?
Oh, c'era una camera allora. Il divano di Sbucci? Ah, e il letto di Stephanie. Ah, il divano di Sbucci. Non dovevi nemmeno venire, avevi detto a Modena. Anyway, here's the bottom. Rinnovo il bagno e poi registro. Fatti la doccia, Bucci. Cojino freschino. Tu hai preso il letto, io il divano, io il cojino e te a letto. Vedrai, mi fa dormire sul divano letto sto qua. Guarda che bello il culo di Bucci. It's time to edit. È acceso davvero? Facciamo un po' di modifica. Ciaone. La postazione del computer è pronta. Buongiorno. Non mi ricordo se vi ho dato la buonanotte, però alla fine sono riuscito a finire tutto. C'è Sbucci che sta mangiando con Ilo Hacker. Sto finendo le ultime copertine al volo. C'è Wilson lì che si sbizza sul tavolino. Dei ciu. Fiera. Ciao. La madonna, che è sta roba? È il pranzo di Capodanno. Stiamo arrivando, è che Sasha è il moviola, no? Lo sapete bene. E il moviola si fa sempre attendere. Il bambino oggi ha fatto tardi. Ma cosa? Prende sempre in giro Sasha. È tutto nel video. È tempo di fare una cagata alla turca. Ma è chiuso Stefano. Vabbè, cago sulla tazzetta. Tanto lo fanno tutti, è tutto sporco. Cosa sta succedendo? Sasha, ma sei scemo? Cadi addosso, mi cade la merda addosso. Oh! Aiuto! Mi cade addosso! Mi cade addosso! Avete presente quando i gatti rimangono sugli alberi e i pompieri vanno a salvarli? Come? No! No, per il camiglio, cura! È uguale, più o meno la situazione è la stessa. Pausa pranzo, facciamo ste cagate invece di mangiare. Papà, c'è il cibo, io ho fame! Lasciami il braccio, tu non sei il mio vero padre, mi hai adottato! Finalmente torni nella terra madre, il cestino, quello che ti meriti. Chi non ha sentimenti sta nel cestino. Però è carino, sembra un tutù. Sei felice? Almeno è pulito, dai. Qua dietro c'è tipo la red room, il privé, non potete vedere. Che ci siete voi? Tipo con giochini con la talpa. Ma questa ce la dividiamo ora, vero? È una baguette, Axel. Allora? È una baguette intera. Accanto a lui magari sembra piccola, ma è grossa quanto il Bucci. Io invece ho la carne ai ferri. Sono a dieta da oggi. Carne alla griglia era questa. Cazzo ci faccio lì? Quello sono io 5 anni fa. E ci faccio lì? C'è anche mio gatto Cristiano che è un coglione. 5 volte coglione. La fiera è finita, non c'è più nessuno. A parte la gente che sta smontando, noi dobbiamo uscire, non so da dove. Io ho preso un po' tutto quello che dovevo prendere. Adesso si va nel furgone per tornare a Milano. Oh, che c'è sta porta? Sei il bagagliaio. No, no, aspetta. Siamo finalmente a casa, è passato un'ora e 40. Suri fa la mannequin challenge. Sto svuotando la borsa, mi sono preparato le scatolette di tonno con tanto di crackers. E Suri ha comprato una cosa fighissima, il tonno senza olio. Cioè, cosa si inventeranno un giorno? Che tra l'altro però è meno buono di quello. Ve lo dico io. Che cosa stai facendo? Sei ancora qua? Ma com'è possibile? Oh! Ah bello, ah ridi Vi saluto ragazzi, questo vlog sarà durato una parte sola, ve lo prometto. Spero che vi sia piaciuto, se è stato spolliciate, commentate, condividete. Ci vediamo al prossimo video, o da Step Link, dai Miz è tutto. Ora posso mangiare. Tu non mangi? Sto aspettando che arrivi da mangiare. Non puoi vivere la tua vita da sport? Io invece sì. Ok.